Ricordiamo che da sabato 1 aprile a lunedì 3 aprile saremo presenti al Parco Esposizioni di Novegro per la 7ª edizione del Hobby Model Expo Professional. Vi aspettiamo numerosi allo stand di TG Trains. Un ETR 500 sui binari di Ferrovie Nord Milano non è uno spettacolo usuale. È accaduto lunedì 21 novembre 2005, giorno in cui sono state effettuate due corse prova con un ETR 500 politensione, per verificare i tempi di percorrenza e le capacità delle stazioni interessate ad accogliere il treno, in previsione dell'attivazione di un servizio Malpensa Torino connesso all'apertura dei Giochi Olimpici. Il servizio prevede il transito del treno attraverso il bivio Sacconago o in alternativa alla deviazione su Busto Arsizio per le manovre di inversione di marcia. Prima corsa prova, in partenza alle 7.55 da Novara, ha percorso la via Vanzaghello-Bivio, Sacconago-Malpensa e ritorno. La seconda, alle 9.55, la via Busto-Arsizio, con inversione di marcia a Busto-Arsizio. La verifica ha permesso di accertare che l'eventuale deviazione a Busto-Arsizio comporterebbe un allungamento del tempo di percorrenza di circa 15 minuti. Inoltre si è visto che la stazione di Busto Arsizio non è in grado di accogliere il treno, troppo lungo rispetto alla banchina nella composizione utilizzata. Le motrici dell'ETR 500 più 8 vagoni, 3 di prima classe e 5 di seconda classe. Se questa evenienza si verificasse, dovrebbero essere attivate procedure straordinarie per consentire la circolazione di altri convogli. Alla stazione di Malpensa, la verifica, invece, ha confermato l'idoneità della banchina ad accogliere il treno. Il tempo di percorrenza da Malpensa a Novara è di 25 minuti. Il servizio in preesercizio è iniziato il 21 gennaio, mentre il servizio vero e proprio avrà inizio il 10 febbraio, in coincidenza con l'apertura dei Giochi Olimpici. In previsione, 4 coppie di treni, tra le 7 e le 21.30. Il servizio si snoda tra Torino Porta Nuova e Malpensa, con fermate intermedie a Torino Porta Susa e Novara Ferrovie Nord. L'esercizio sulla linea di Ferrovie Nord sarà garantito da due macchinisti e un capotreno di Trenitalia, scortati da due macchinisti e un capotreno di Ferrovie Nord. Ci si augura che il nuovo servizio venga utilizzato da un numero cospicuo di viaggiatori, tale da giustificarne il mantenimento oltre il termine dei giochi.
Dallo scorso 26 ottobre, giorno della sua presentazione, il nuovissimo treno a due piani, Vivalto, ha iniziato a viaggiare sulla linea Milano-Domodossola. In grado di accogliere 800 passeggeri, nei suoi due piani e nella composizione a 5 carrozze, il treno ad alta capacità è stato concepito per rispondere alla domanda sempre più elevata di mobilità locale nelle tratte regionali ad alta frequentazione, garantendo ai viaggiatori sicurezza, comfort e spazi adeguati. Alla cerimonia di presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, l'assessore alle infrastrutture Alessandro Moneta, accompagnati dagli amministratori delegati di Ferrovie dello Stato e di Trenitalia, Elio Catania e Roberto Testore. Il treno può raggiungere la velocità di 160 km orari, mantenendosi silenzioso e confortevole. La linea arrotondata della sua testata è stata studiata per ridurre al minimo il rumore e la turbolenza. Unico nel suo genere per prestazioni e caratteristiche tecniche, il Vivalto privilegia il comfort e la fruibilità degli spazi interni. Il design moderno e ricercato, i colori sobri dei rivestimenti, l'assenza di barriere visive, la silenziosità del climatizzatore rendono lo spazio interno funzionale, comodo e accogliente. L'accesso dei viaggiatori è facilitato dall'ampia apertura delle porte e dal pavimento ribassato. Su ciascuna vettura 8 monitor a cristalli liquidi garantiscono l'informazione a bordo. Una vasta gamma di accessori rende confortevole viaggiare sul Vivalto: tavolini ribaltabili, prese elettriche, mensole con cestini portarifiuti, bagagliere, maniglie e corrimano. È nato un nuovo modo di viaggiare. Trenitalia è una società che vive sul mercato e per il mercato. Il nostro mercato sono i viaggiatori a cui vogliamo offrire trasferimenti sui nostri treni sempre più confortevoli, sempre più comodi, sempre più gradevoli, soprattutto per coloro che usano il treno per spostarsi ogni giorno dal centro delle città nelle regioni o dall'esterno delle città verso il centro per motivi di lavoro, per motivi di piacere, per motivi di svago. Per questo Trenitalia sta investendo in maniera importante per migliorare il proprio materiale rotabile e per acquisirne di nuovo. Dopo 100 anni di vita, le Ferrovie dello Stato e Trenitalia presentano Vivalto, che è un treno esattamente rispondente a queste caratteristiche e a queste esigenze del nostro mercato. Vivalto, un mezzo all'avanguardia, a misura dei viaggiatori. In linea con le loro esigenze. Trainato dalla moderna locomotiva E464, Vivalto è studiato per offrire i massimi livelli di comfort, spazio e fruibilità. Costruito con materiali riciclabili ed ecocompatibili, ha un design esterno caratterizzato da ampie finestrature e da una testata priva di rientranze, a garanzia di un moto aerodinamico e silenzioso. Porte larghe 1,80 m permettono un facile accesso. Un'estetica ricercata caratterizza gli interni. Il sistema d'arredo, con una vasta gamma di accessori, è pensato per assicurare viaggi comodi e rilassanti, resi ancora più piacevoli dall'organizzazione degli spazi. Massima attenzione è riservata alle esigenze di chi viaggia. Ampie zone di passaggio. Comode sedute con poggiatesta.
Informazioni sonore e visive. Doppio impianto di climatizzazione in ogni carrozza. Sistema di videosorveglianza. E inoltre, tavolini ribaltabili. Prese elettriche in ogni seduta. Mensole con cestini porta rifiuti. Appendi abiti e bagagliere. Porto ferroviario locale. Oh, che bello pulito. Ecco, davanti all'orchestra. Vogliamo il maggio in alto. Sopra, destra, centro-destra, grazie. Adesso ce l'hai? Allora, Parabiago, dobbiamo aprire le porte per far scendere. Apriamo le porte e sporchiamo tutto. Sì, scendere, sporchiamo tutto. No, perché dobbiamo andare via fermo. Noi le porte le sporchiamo. Andiamo scendere noi.
In occasione dell'annuale fiera di San Giuseppe a Scandiano, il SAFRE, Sodalizio Amici Ferrovie Reggio Emilia, in collaborazione con la Direzione Trasporto Regionale Bologna di Trenitalia, nel pomeriggio delle domeniche del 13 e 20 marzo 2005, ha organizzato un treno con carrozze d'epoca e locomotiva a vapore GR625-100. Il convoglio è partito dalla stazione di Reggio Santo Stefano ACT, con soste nelle stazioni di Reggio Emilia FS, Scandiano ACT, Sassuolo ACT. L'effettuazione del treno con materiale rotabile storico si è inserita perfettamente nel ricco programma della rinomata fiera, che, come ogni anno, richiama nella cittadina modenese migliaia di persone da tutta Italia, cui si è aggiunta l'innumerevole quantità di appassionati di treni storici che hanno fotografato, ripreso ed inseguito il treno lungo il suo percorso.
Sono passati ormai quasi 3 anni da quando abbiamo avuto il piacere di vedere 2 locomotive a vapore in doppia sui binari a sud del Gottardo. Questa bella occasione è stata creata da Tensol Rail, che ha voluto celebrare l'inaugurazione del proprio stabilimento di Bodio con un evento ferroviario a